Meghan Markle ha parlato della tragica morte dell'uomo statunitense George Floyd mentre lei e il marito, il principe Harry, hanno ricevuto un premio speciale ai NAACP Awards. Meghan Markle ha raccontato di come ha sentito la tragica morte di George Floyd invocata secoli di ferite non rimarginate mentre pronunciava un discorso appassionato insieme a suo marito, il principe Harry. Ieri sera erano ai NAACP Awards per ritirare il prestigioso President's Award, premiati per i loro meriti nel servizio pubblico distinto. Mentre la coppia sposata è salita insieme sul palco del Pasadena Civic Auditorium in California, la mamma di due figli Meghan ha affrontato la tragedia. Ha detto, e non potrei essere più orgogliosa del fatto che stiamo facendo questo lavoro insieme. Ci siamo trasferiti in California, il mio stato natale. Poco prima dell'omicidio di George Floyd. Per l'America nera, quei 9 minuti e 29 secondi hanno trasceso il tempo, invocando secoli di ferite non rimarginate. Nei mesi successivi, quando io e mio marito abbiamo parlato con la comunità dei diritti civili, ci siamo impegnati e la nostra organizzazione, ARCUEL, a illuminare coloro che promuovono la giustizia e il progresso razziale. Le sue parole commoventi sono arrivate dopo che l'ex senior reale Harry aveva detto al pubblico. Condividiamo l'impegno per una vita di servizio, la responsabilità di combattere l'ingiustizia e la convinzione che le cose più spesso trascurate siano le più importanti da ascoltare. George Floyd era un uomo di colore disarmato morto dopo che l'agente di polizia di Minneapolis Derek Chauvin si era inginocchiato sul suo collo per più di 8 minuti. Stava aiutando ad arrestare Floyd perché sospettato di aver usato una banconota falsa da $20 in un negozio di alimentari nella città del Minnesota. La sua morte ha scatenato proteste e manifestazioni di massa contro la brutalità della polizia e il razzismo istituzionale in tutto il mondo.